Vabbè, la buona notizia è che il nostro micciolino Black sta meglio, forza di cura, che mi fa molto felice. Comincia già a gironzolare su tre zampe, ovviamente. Continua a fargli le cure e tutto, però va bene. Ha ricominciato a mangiare bene, ottima cosa. Quella brutta è che io dico sempre che Claudio in tante cose è deficiente. Ieri mi dice devo andare a fare la spesa, gli dico sì, gli avevo scritto due o tre cose, è andato al Lidl a Cairo. Poi quando è tornato aveva anche, allora, i sushi del Lidl per Iride e l'uovo di Pasqua per Iride. Cioè, dopo quello che lei ha fatto negli ultimi tempi, tutti gli insulti e tutto quanto, le minacce, eccetera, deve anche comprare queste cose? E gliel'ho detto, dico, ma sei scemo? Mi dice, ma chi se ne frega? Chi se ne frega un cazzo. Lei manco grazie. Proprio tutto dovuto. Oggi invece, vabbè, lui è andato a fare un lavoretto questa mattina. Poi lei è scesa, che cos'erano? Boh, più o meno le 11:30, 11:15, to. Subito attaccata al telefono, ah sì, poi vengo e se non ce la faccio a prendere il treno a Merana mi faccio accompagnare a San Giuseppe, perché doveva andare a Fossano. Sì, perché beh, lì il taxi di casa, no? Allora, tutt'oggi manco l'ha cagato. Poi quando è stata l'ora? Andiamo? Ecco. Non se ne può più. Io non so come faccia lui, veramente. A parte che comprare delle cose per tenerla tranquilla. Per me è la stronzata peggiore che potesse fare. E comunque, ora sono partiti. Lei se ne va a Fossano, gli ho detto, dormi mica lì? Mi dice, no, torna a casa, ti piacerebbe dormirsi fuori? Sì, magari. Vabbè, vediamo come andrà il resto della giornata. Buon pomeriggio.